Adesso in realtà credo, ho visto tutti e tre film di scuola, anche se in maniera e con progettualità diverse, per cui volevo chiedere a te, il tuo film, anche tu hai scelto un ambiente molto particolare, una storia molto particolare, però frammentata attraverso vari punti di osservazione, come se i vari momenti fossero altrettanti punti d'ingresso per questa storia che stai raccontando. Quindi volevo chiederti anche a te il tuo rapporto con l'ambiente e di conseguenza con il lavoro che hai svolto. Il mio documentario nasce all'interno del Master in Filmmaker presso l'Istituto Europeo di Design a Milano e la scelta di filmare questo paesino della Valtellina nasce principalmente dal fatto che è il paese in cui sono cresciuta da piccola e quindi è stata una sorta appunto di recupero della mia memoria d'infanzia, di recupero di tutti quegli scorci, di quei dettagli che mi affascinavano molto quando ero piccola, mi incuriosivano e che continuano a stupirmi tuttora, proprio perché sono dei frammenti di una quotidianità molto semplice, pura, che mi stupisce continuamente e che mi spinge proprio attraverso la telecamera ad indagarla, lasciando proprio che sia essa stessa a parlare. Ok, io ho finito questo primo giro introduttivo, se ci sono domande da parte vostra, ai tre registi, vi prego di non essere timidi, sono di da lontano per accogliere le vostre domande.